La giustizia è una funzione essenziale e quindi ineliminabile, e quindi non può essere né interrotta né sospesa. E nel Tribunale di Lucca, come in tutte le altre sedi giudiziarie, non è stata mai né interrotta né sospesa. Chiaramente la situazione d'emergenza che stiamo vivendo ha comportato l'emissione di una disciplina a livello nazionale che ha fortemente limitato il contatto personale e quindi ha limitato gli accessi al Tribunale. La questione è trovare gli spazi all'interno di questa disciplina nazionale per la migliore organizzazione. In questo senso, il Tribunale di Lucca, insieme all'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale, ha lavorato in costante collaborazione per ottenere i migliori risultati possibili. Anzi, quella collaborazione che c'è sempre stata in questo periodo è stata ancora maggiore perché ci siamo sentiti investiti di questa grossa responsabilità di una situazione così drammatica. Sono stati prodotti dei protocolli, sono stati prodotti dei documenti, sono state ampliate le possibilità di utilizzo dello strumento telematico. È stato preso in considerazione il problema della situazione carceraria. Si è sviluppato anche il miglior funzionamento della procedura dell'accesso e della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che è un presidio di fondamentale garanzia per le persone che non hanno possibilità, una situazione che è attualmente grave, ma che, visto quello che è successo, molto probabilmente si andrà ancora di più a gravare nel prossimo futuro. Quindi il rapporto con il presidente Valentino Pezzuti, con il presidente Voragine, con il presidente Leria Parenti sono stati costanti e continui e tutt'oggi stiamo lavorando per ottenere il miglior risultato possibile. Questo in vista anche della ripresa che avverrà dal 12 di maggio.